Buongiorno a tutti e benvenuti a questi 5 minuti dedicati alla cucina. Oggi andremo a preparare un'idea assolutamente simpatica per i nostri bimbi in previsione di Halloween. Faremo dei piccoli biscottini decorati a mummia con del cioccolato, quindi un'idea divertente per i ragazzi, ma assolutamente golosa anche per noi adulti. Allora, ingredienti per 8 pezzi. Allora, utilizzeremo 16 biscottini tipo pavesino, ok? Un 20 grammi di crema alla nocciola, anche un po' di più se qualcuno lo vuole rendere ancora più goloso e farcirlo ulteriormente, e 200 grammi di cioccolato bianco che adesso sto sciogliendo a bagnomaria su un pentolino, ok? Allora, cominciamo subito. Io adesso ne faccio qualcuno in meno, nel senso che ho dimezzato un po' la dose giusto per fare la dimostrazione. Allora, prendiamo pavesino, ok? Piccola spalmata di crema di nocciola qui all'interno. Aggiungiamo ancora un pochino. Ecco qua, lo spalmiamo proprio perché ci servirà per sovrapporre l'altro. Ecco, io lo metto in questo modo, in modo che così aderisce bene. Quindi prepariamo uno, ne facciamo giusto un altro, che così facciamo una seconda prova. Ecco qua, un'altra spalmata. Adesso noi andremo a decorare con il cioccolato bianco proprio per creare questa piccola mummietta simpatica. Però si può anche pensare di utilizzare ad esempio del cioccolato al latte per poi andare a decorare con della granella di pistacchio, di nocciole, di mandorle, va bene? Ecco qua, allora io avevo messo appunto questo vasetto di vetro con il cioccolato all'interno per scioglierlo a bagnomaria, gli do giusto una piccola mescolata in modo da sciogliere bene il tutto. Allora, facciamo una bella colata di cioccolato bianco sopra i nostri biscottini, ok? Ecco qua. E adesso ce lo andiamo a spalmare ben bene, andiamo a ricoprirlo proprio e poi andiamo a decorarcelo. Quindi è proprio una cosina molto molto golosa. Ecco qua. Adesso ci mettiamo ancora un pochino da questa parte. Andiamo a coprire bene, lo faccio col cucchiaino perché chiaramente l'ho appena tolto dal bagnomaria, quindi è bello calduccio. Ok, allora a questo punto noi l'abbiamo appunto avvolto, lo inserisco giusto un momentino nel congelatore in modo che si raddensa, solo un secondino, lo inseriamo qui all'interno, ecco qua. Nel frattempo ci prepariamo gli occhietti per dare proprio l'espressione, dare un po' vita alla nostra mummietta. Quindi due piccole palline di pasta di zucchero. Io gli occhietti li faccio con la pasta bianca e la pasta nera, ma se volete potete ad esempio utilizzare delle goccine di cioccolato e gli fate i due occhietti in modo molto più semplice. Quindi due palline. Che facciamo vedere la pallina, eccola qua, e un'altra pallina per l'altro occhietto. Posizioniamo qui sul tavolo, gli diamo una piccola pressione in modo da schiacciarlo un momentino, e adesso due piccole palline nere che andremo poi a sovrapporre. Ok, quindi molto semplice. Adesso vi faccio vedere bene, ecco qua. Adesso vi faccio vedere i due occhietti. Eccoli qua. I due occhietti sono pronti. A questo punto ci prepariamo anche la nostra sac à poche, che vado anche a tagliare perché questa è un pochino grandina, ci basta più piccola, quindi tagliamo la parte in più e facciamo un piccolo taglio sulla punta. Ecco qua, vediamo così, in modo che sia piccolino da poter decorare bene. Andiamo a caricarla con il cioccolato che avevamo preparato, quindi vedete è veramente una cosa molto semplice, però vedrete che risulterà oltre che golosa anche simpatica. Eccoci, l'abbiamo preparata.
Adesso spingiamo tutto il nostro cioccolato verso il fondo. Ecco qua. Recuperiamo le nostre mummiette dal congelo. Ecco qui. Pronto. Allora, andiamo a metterci innanzitutto gli occhietti che abbiamo preparato. Ecco qua. Allora, uno ce lo mettiamo qui e un altro ce lo mettiamo qui. Poi utilizziamo altri due che avevo preparato, così siamo più veloci. Eccoli, vedete? E adesso andiamo a divertirci con questa piccola sacchettina, andiamo a creare una sorta di bendine. Allora, facciamo delle pressioni e creiamo delle striscette, ok? Cerchiamo di tenerle abbastanza distanziate in modo che così siano più evidenti. Ok, questo è fatto. E adesso passiamo all'altro. Ecco qui, quindi con un piccolo gesto, una benda anche in trasversale, con un piccolo gesto abbiamo già creato le nostre piccole mummiette. Adesso le metto a raffreddare nuovamente, vi faccio vedere quelli che ho preparato prima. Basta proprio qualche minuto in congelatore e poi si possono trasferire in frigo. Vedete? Quindi proprio un'idea simpatica, velocissima e divertente per tutti noi. Io come sempre vi ringrazio assolutamente per l'attenzione che dedicate e vi posso solo che augurare un bel weekend. Ciao a tutti!